Col minimo sforzo lo Sporting Casolana si aggiudica la sfida casalinga con la Spallanciano e stacca in classifica le principali rivali per il salto di categoria. Va comunque detto che il successo della truppa di Mister Cavaliere non è stata mai messa in discussione, con la squadra frentana che ha creato veramente pochissimo per poter rivendicare miglior sorte. Successo meritato dunque per i padroni di casa e tifoseria entusiasta che va pian piano ricreandosi in attesa di poter tornare a rivivere i momenti esaltanti di qualche stagione addietro. Pronti via e la squadra di casa è subito arrembante con l'iniziativa di Del Peschio che mette i brividi a rullo scheggiando la trasversale direttamente dalla bandierina. Poco velleitaria la reazione spallina che tenta la sortita con l'irruzione di Pagano e con la rovesciata conclusiva di Dulisse ampiamente fuori bersaglio. L'undici di casa torna a dirigere le operazioni producendosi in due occasioni ravvicinate. La prima al 14° che vede protagonista ancora Del Peschio, il cui sinistro dal limite viene azzerato dalla provvidenziale parata di Rullo che si distende rifugiandosi all'altro. Due minuti dopo Di Bari penetra dalla sinistra ma pecca di eccessivo egoismo privilegiando la soluzione personale che non gli regala particolari soddisfazioni. 10 minuti dopo la Spal protesta per un presunto intervento falloso in area casolana ai danni di Dulisse che il signor Lannutti non ritiene di dover sanzionare. La gara si decide al minuto 43 quando su un corner di Orsini Capitan D'Amelia si avventa prima di tutti e di testa fa capitolare il malcapitato Rullo. Sarà in definitiva il gol partita, ma a priori non bisogna mai abbassare la guardia per evitare brutti scivoloni. È per questo motivo che alla ripresa dei giochi la truppa dei presidenti Gentile e Carracino intensifica le proprie percussioni, annullando al tempo stesso qualsiasi velleità da parte della squadra spallina che rischia già al nono sulla perfida rasoiata di Del Peschio, annullata con affanno da Rullo che 10 minuti dopo deve fare gli straordinari per arginare sul fondo il pericoloso tiro piazzato di Nardone da posizione vantaggiosa. Poco dopo la mezz'ora sono i locali a invocare il penalty per un presunto contatto dubbio ai danni dell'avanzato di Giuseppe. Ma anche in questo caso il direttore di gara lascia proseguire. Il monologo casolano si evidenzia nelle battute declinanti della sfida, a cominciare dalla buona occasione avuta da Capuzzi, il quale viene a trovarsi nelle condizioni di calciare una sorta di rigore in movimento, ma la mira non è delle migliori e la disperazione è più che comprensibile. Al 43° è Del Peschio a fallire il match point calciando al lato dalla media distanza. Un minuto dopo l'ex bomber del Fossa Cesia ci riprova con un tentativo di palombella andato a vuoto, mentre in pieno recupero la Spal batte un colpo con la pretenziosa rovesciata dal limite di Taraborrelli che non cambia il risultato più che giusto a favore della capolista. Sì, oggi una partita tutto sommato penso meritata. Non abbiamo disputato un buonissimo primo tempo, anche se poi invece nel secondo invece siamo espressi sicuramente meglio, abbiamo avuto delle occasioni, sicuramente anche merito della squadra che abbiamo incontrato, la Spallanciano, perché era molto aggressiva, ci stava addosso, non ci ha permesso di giocare come solitamente riusciamo a fare in casa.